Trasformare un vincolo in una opportunità è la scommessa della nuova Camera di Commercio delle Riviere Liguri, che nasce sulle ceneri di quella Spezzina che rimane come sede operativa. La sede sarà Savona e questo qualcosa vuol significare? Sì, non è una sede scelta per motivi particolari, è una sede che è stata scelta perché Savona e baricentrica e perché il numero di imprese era il maggiore e quindi il territorio più grande, quindi non è stata tra virgolette una scelta politica, ma forse geopolitica da questo punto di vista. Però il meccanismo che metteremo insieme, costruiremo un meccanismo per darvi un'idea che costituirà tre consulte territoriali. Noi non parliamo della sede legale e due sedi operative, ma parliamo di sede legale a Savona e tre sedi operative. Una storia, quella della Camera Spezzina, che nata nel 1902 può vantare ben 114 anni di storia. E io mi auguro che possano essercene comunque ancora, prescindendo dal fatto che le decisioni non verranno assunte qui ma altrove, decisioni alle quali parteciperanno comunque anche gli spezzini. Ma certo sarà molto importante mantenere questa sede come fiaccola di quello che è stato e di quello che potrà essere in futuro. Questa Camera di Commercio ha opere d'arte, ha immagini della vecchia Spezia, ha un archivio fornitissimo dove appunto si snoda tutta la storia di questi ultimi 114 anni e tutto questo deve essere conservato. Una riforma che non convince Gianfranco Bianchi, trentesimo ed ultimo presidente dell'ente camerale spezzino. Al momento del suo insediamento mai avrebbe pensato una cosa simile? No, mai, proprio l'ultima cosa che avrei auspicato prima di tutto e poi pensato. Purtroppo mi è capitato, non è certo colpa mia, vuol dire adeguarsi a una riforma che è in atto sulla pubblica amministrazione, la riforma del sistema camerale, quindi io sono l'ultimo, il 26 si chiude la Camera, oggi abbiamo fatto l'ultima giunta ufficiale. È un ente importante che purtroppo la riforma attuale sta un po' penalizzando, perché anche il taglio del 50% del diritto obbligatorio si farà sentire pesantemente sui nostri bilanci. La cerimonia è stata anche l'occasione per constatare l'avanzamento dei lavori del parcheggio e della Piazza Europa. Il parcheggio ormai l'avete visto, è pressoché finito, contiamo di aprirlo entro il mese di giugno. Perché? Perché questo è il segno della continuità. Questo è stato iniziato e realizzato interamente dalla Camera di Commercio di Spezia con la mia presidenza però da domani, dal 26, passerà alla nuova Camera di Commercio, quindi a inaugurarlo probabilmente sarà un altro presidente che non sarà quello della Camera di Spezia, sarà il presidente di questa nuova Camera a tre che si va a costituire. Parcheggio quindi che sarà ereditato dalla nuova Camera di Commercio, che lo metterà a gara affidandone la gestione ad un soggetto privato. Cade quindi l'ipotesi di un acquisto da parte del Comune della Spezia per affidarlo alla gestione di ATC Mobilità e Parcheggi.